Signor Giordano, la sua vita parte da lontano, la sua vita cilena ovviamente, dal 54 quando arriva qui. Io sono arrivato in luglio del 54 con mia madre. Siamo arrivati alla Serena. Poi dalla Serena io con mia madre sono venuto qui a Santiago. Serena è una località vicino a Santiago. È una città, sì, che sta più o meno a 400 km al nord di Santiago. Lì ci sono molti italiani. Lì c'è stata una... agli italiani gli regalavano terre per lavorare. Lei perché è venuto qui in Cile? A 22 anni uno ha la testa piena di fantasia, di speranze, di sogni. In tasca aveva $50. $50, quello era il mio capitale. $50 che ho guadagnato nella nave. Sono arrivato qui, c'avevo un paesano mio di Rocca d'Aspide, perché il mio paese è Rocca d'Aspide, la provincia di Salerno. Più o meno a 20 km da Pesto, la montagna. Lui aveva un negozio, un bar, nella piazza Brasile. Allora mi sono rivolto a lui e lui mi ha dato lavoro. Il giorno dopo che sono arrivato qui a Santiago già stavo lavorando. Nel tempo ha fatto altri lavori e poi ha comprato una pasticceria. La pasticceria, sì. Che adesso è una pasticceria molto rinomata qui. Sì, abbiamo 28 persone che lavorano con me. Quando io sono arrivato erano 6. È un locale frequentato da italiani? Anche italiani vengono, sì. Cileni, italiani, vengono da tutti. Cosa significa essere figlio di un emigrato italiano qui a Santiago? Significa un onore, significa sapere che tutte le cose costano per tenerla, sapere che uno deve sforzarsi al massimo, deve lavorare tutti i giorni. Che cosa le ha insegnato suo padre? Bueno, lui è stato un esempio di etica lavorale, di etica familiare. Tuo padre Giuseppe è molto attaccato ancora all'Italia. Ha trasmesso a voi figli questo affetto, questo amore per la sua patria? Sì. Sì, anche perché io ho studiato nella scuola italiana qui a Santiago, dopo sono andata a studiare in Italia, a Firenze, e anche a lavorare in Italia. Allora sono molto vicina alla gente in Italia. Tu sei ingegnere agronomo? Sì, e ho studiato a Firenze e dopo sono andata a lavorare vicino a Bologna, a Forlì. E sempre sono stata innamorata dell'Italia, o sea, soltanto sono ritornata per i miei genitori, per la mia famiglia, o sea, sennò io sarei restata in Italia. Che cosa ti piace dell'Italia? La felicità con quella che abita la gente. Sono più liberi. Anche tutta l'Italia è un'architettura stupenda, o sea, l'arte, nel mio mestiere loro sono molto in gamba, nel miglioramento genetico. Sempre Italia dentro di noi, o sea, da quando siamo stati bambini finora, l'Italia è la seconda patria, la seconda casa. E a volte la prima, perché a volte io penso più in italiano, dopo devo fare il... tradurre un po', più che altro inrocchese, più che l'italiano inrocchese. È sempre bello tornare in Italia. Sì, però specialmente è bello tornare al mio paese. La ultima volta che sono stato, 10 giorni, la unica cosa che ho fatto è andare per tutte le strade dove ho visitato la casa dove sono nato. Mi hanno fatto entrare, certo, ha cambiato, però quella è stata la mia soddisfazione quest'anno, di stare strada per strada, ricorrerla piano piano, ricordare tutti lì. Quindi è stato un bel percorso il suo? Non mi posso lamentare. C'è una bella famiglia, c'è un figlio che è medico, chirurgo,
c'ho una figlia che è ingegnere agronomo, c'ho 4 nipotini che sono straordinari. La mia vita è stata realizzata al 100% qui in Cile. Adesso lei è legato a questa sua attività e ci viene praticamente sempre. È la mia vita. Io vivo per il negozio.